Il mio primo fallo è stato fischiato perché su Paleari avevo abbassato le braccia e la stessa cosa è stata fatta da Paleari su Leonzio, perché si vede proprio che gli va di corpo e lì non è fallo, però mentre Ennio tirava gli sono state abbassate le braccia addosso e se esci dal cilindro devi fischiare fallo perché mantieni lo stesso metro. Io dico, per tutta la partita hanno avuto un buon metro arbitrale e non c'è nulla da dire, però in quell'azione lì se devi proprio fischiare, devi fischiare uguale come hai fatto prima, tutto qui. Non è questione di polemica, ma di obiettività. Il primo tempo abbiamo giocato molto bene. Loro sono stati bravi a fare l'ultimo canestro da tre punti con Scanzi, se non erro, per una nostra disattenzione difensiva. E quindi già lì avremmo potuto chiudere più 5. L'azione prima abbiamo sbagliato noi in attacco, quindi e si stava più 5 sempre. Sì. Avremmo potuto fare un più 7 o un più 8 e chiudere il primo tempo o più 8 o più 7, che ne sappiamo. Abbiamo sbagliato, loro sono stati lucidi a far girare la palla e hanno trovato un ottimo canestro allo scadere dei 24. Dobbiamo solamente pensare a riposarci e basta. Recuperare le energie fisiche e nervose, perché quest'oggi ne abbiamo spese tante. E aspettare il verdetto che dirà del campo per sapere con chi dovremmo giocarci la seconda finale, che per noi è importantissima. Oggi, a mio parere totalmente personale, ci avevo creduto quando abbiamo preso il vantaggio di che la potevamo portare a casa, con tutta onestà. Poi bravissima Milano a rientrare in partita e ad essere lucida nei momenti clou della gara. Noi abbiamo peccato negli ultimi 2 minuti e mezzo con un paio di errori dal campo e di scelte. Loro hanno avuto anche un po' di fortuna, perché sull'airball che ha recuperato dalla spazzatura Eli Antonio, magari la palla terminava fuori perché l'ha presa davvero quasi sulla linea, dal meno uno non finiva a meno quattro. Sono episodi e può girar bene come può girar male. Giustamente c'è tanto rammarico per come è finita, perché penso che ce l'avremmo potuta fare.